Immaginiamo che sia arrivata la fine del mondo e che non ci siano drammi. L'apocalisse non è avvenuta a causa della caduta di un enorme meteorite o di un'invasione di zombie. È solo che la gente ha costruito navi per i viaggi interstellari e ha lasciato il nostro pianeta perché si era stufata di stare qui. Eppure, molte persone sono rimaste sulla Terra, ma hanno superato il momento in cui l'ultima nave con i terrestri ha lasciato la superficie del pianeta. Così, diversi milioni di queste persone sono state lasciate a vagare in un mondo senza infrastrutture, elettricità, economia e internet. Come faranno? Come si comporteranno? E saranno in grado di sopravvivere in questo mondo solitario? Per capirlo, dobbiamo guardare i videogiochi. Una società ha effettuato il beta testing di un nuovo gioco e poi ha informato i giocatori che dopo 11 settimane il server con il gioco sarebbe stato cancellato. In un certo senso i giocatori controllavano i loro personaggi in un mondo destinato a scomparire presto. In una situazione del genere, tutti gli obiettivi e il completamento delle missioni non avevano senso. Gli sviluppatori hanno analizzato il gameplay per capire come si sarebbero comportate le persone in condizioni reali se l'apocalisse fosse avvenuta in poche settimane. Era importante vedere come cambiava il comportamento dei giocatori quando si avvicinavano alla fine del mondo. È interessante notare che non c'era caos nel mondo virtuale. Tutti giocavano, ma non accumulavano esperienza e non raccoglievano oggetti per far salire di livello il personaggio. Il numero di prove superate diminuiva ogni giorno. I personaggi hanno smesso di svilupparsi. I giocatori si trattavano con rispetto. È possibile che nella realtà le persone smettano di pensare anche all'automiglioramento, alla carriera e al potenziamento delle competenze professionali. Un problema comune unirebbe le persone e le spingerebbe ad aiutarsi a vicenda. Queste ricerche sulla simulazione della fine del mondo possono aiutare scienziati e sociologi a comprendere meglio le azioni umane durante le emergenze e i disastri globali. Torniamo quindi a coloro che si sono svegliati tardi alla partenza dell'ultima astronave, e tu sei tra questi. La prima cosa da fare, dopo aver capito cos'è successo, è correre al supermercato a cercare del cibo. Naturalmente non sei l'unico ad aver avuto un'idea del genere, e lì incontri molti altri sopravvissuti. Ora hai cibo sufficiente per un paio di mesi, dopodiché inizia la vera sfida. Conosci la frase che dice che il più forte sopravvive? È sbagliata. Anche il più intelligente non sempre sopravvive. Darwin scrisse nelle sue opere che sopravvive chi si adatta rapidamente all'ambiente. Se un ragazzo conosce il karate, sa pilotare un aereo e corre veloce, non significa che vincerà. Chi sa come nascondersi da animali pericolosi o sa costruire un riparo, sopravviverà. Chi è attento, analizza e si adatta alla situazione, vincerà. È necessario lasciare le grandi città e iniziare a coltivare per avere una fonte di cibo. Nei negozi abbandonati si possono trovare libri sul giardinaggio e sulla coltivazione degli ortaggi. Inoltre, se mangi carne, avrai bisogno di bestiame. Quando le persone hanno lasciato il pianeta, hanno aperto i cancelli di tutte le fattorie, così tutti i polli, le mucche, i tacchini e gli altri animali sono andati nelle foreste e nei campi. Devi scegliere una casa di campagna con un terreno fertile. Sarà una ricerca impegnativa, quindi allena forza e resistenza prima di partire per questo viaggio. Non è necessario aumentare i muscoli, ma correre ogni giorno per migliorare la respirazione è una scelta eccellente. Sarà molto più difficile sopravvivere da soli. Cerca compagnia. Devono essere persone di cui ci si possa fidare. Costruire una nuova società è molto più facile quando si è in tanti. Tu e la tua squadra trovate delle biciclette e andate lontano dalla città. Le scorte d'acqua si esauriscono lungo la strada, così andate al fiume. È pericoloso bere, perché l'acqua può essere avvelenata. Si usano pastiglie speciali che si sciolgono nel liquido e distruggono tutti i germi. Si può anche usare un falò e far bollire l'acqua. Non è necessario cacciare per trovare cibo. Nella foresta si trovano molte bacche, funghi e piante commestibili, ma non mangiare la prima cosa che vedi, a meno che tu non voglia avvelenarti. Se non hai esperienza in questo campo, usa libri speciali con le istruzioni su ciò che è possibile mangiare nella foresta. Fa sempre attenzione e tieni gli occhi aperti. Nella natura selvaggia ci sono orsi, lupi e altri animali pericolosi. L'orso è una bestia piuttosto vigliacca e non vuole davvero incontrarti, quindi in alcuni casi è necessario fare rumore per spaventarlo.
Inoltre, è improbabile che gli animali attacchino un gruppo numeroso di persone. Bene, hai trovato il posto giusto e iniziato ad arare il terreno per piantare ortaggi. Ogni giorno tu e i tuoi amici andate nella foresta a catturare tacchini e conigli per creare una piccola fattoria. Tu e la tua squadra avete lavorato duramente per molti anni per costruire una piccola civiltà. La base di ogni società è costituita da leggi e regole. Scrivi un elenco dettagliato di ciò che è permesso e proibito nel nuovo mondo e i discendenti faranno buon uso di questa conoscenza. L'assistenza reciproca, la cura degli altri, la gentilezza e l'amore aiutano gli ultimi abitanti della Terra a ricreare una nuova civiltà. Ben presto si conoscono diverse comunità, si scambiano beni con loro e si crea persino una nuova moneta. Naturalmente tra i sopravvissuti alcuni cercano di portare il caos e di infrangere la legge, ma sono una minoranza e di norma è difficile per loro sopravvivere. In un certo senso la natura elimina le persone cattive. L'umanità sopravvivrebbe in queste condizioni. Tuttavia, se si verificasse una catastrofe globale, le persone avrebbero problemi molto più gravi. Immaginiamo che diversi grandi vulcani inizino a eruttare contemporaneamente e che i continenti vengano sommersi da giganteschi tsunami. Per sopravvivere in questa situazione occorrerebbe molta fortuna. Dovreste raggiungere il tetto di un edificio alto per sfuggire all'acqua in avvicinamento e dovreste trovare una maschera antigas o una maschera respiratoria per respirare l'aria piena di cenere del vulcano. Poche persone sarebbero pronte ad affrontarlo. La maggior parte dei sopravvissuti sarebbe costituita da persone che vivono lontano dall'epicentro del disastro. Quando le eruzioni e gli tsunami finiranno, la gente inizierà a lottare per la sopravvivenza. Sarebbe difficile trovare cibo, perché il disastro distruggerebbe molte fattorie e supermercati. Inoltre, molti animali nelle foreste e nei campi soffrirebbero a causa dei cataclismi, ma dovresti comunque lasciare la città e cercare un posto dove costruire una nuova vita. Forse navigare su una barca per diversi anni, o andare in giro con una tuta protettiva e una maschera antigas per i gas vulcanici velenosi. In ogni caso, bisognerà viaggiare molto e cercare cibo da qualche parte. Questa volta non ci saranno più foreste e campi dove poter catturare un tacchino o raccogliere bacche. I cataclismi avrebbero distrutto tutta la vegetazione e inondato quasi tutto il pianeta. Per sopravvivere bisognerebbe cercare cibo e pesce in scatola e cooperare con altre persone. Ma le persone sarebbero in grado di ripristinare completamente la popolazione in tali condizioni? Gli scienziati hanno condotto alcuni studi e hanno scoperto che alcune centinaia di persone sarebbero in grado di continuare la razza umana per i secoli a venire, ma solo se trovassero un luogo sicuro dove non si verifichino disastri naturali. Potrebbe essere una piccola isola o una cittadina costruita sull'acqua. I nostri antenati sono riusciti a sopravvivere a tempi difficili, un'era glaciale e inverni vulcanici. Per esempio, 12.000 anni fa, alla fine dell'ultima era glaciale, l'uomo iniziò a dedicarsi all'agricoltura. Piccoli villaggi di diverse centinaia o migliaia di persone cominciarono ad apparire in tutto il mondo. Per ampliare le loro famiglie, i villaggi si unirono in legami matrimoniali. La diversità genetica è necessaria per il successo della crescita della popolazione, quindi stabilirsi in un piccolo villaggio non sarebbe sufficiente. Le persone dovrebbero cercare altri sopravvissuti in tutto il mondo e unirsi in grandi comunità.